Silvio Arredo presenta gli highlights della partita Arcet-Labor Grottaglie-Capurso, valevole per la 26ª giornata del campionato di prima categoria Girone B. Dopo la sosta pasquale, ma soprattutto dopo la bruciante sconfitta nella piscina comunale di San Vito dei Normanni, l'Arcet-Labor Grottaglie, nel soleggiato e caldo pomeriggio di domenica, sul manto erboso del Damuri, torna a vincere battendo in rimonta per 2-1 il Capurso. I padroni di casa fanno bottino pieno e sfruttano i pareggi di Mottola, Rutiglianese e Brillacampi per recuperare terreno e abbattere il muro dei 7 punti, che li distanziavano dal secondo posto. Partita vinta con merito dai biancazzurri, che si sono trovati di fronte a un avversario ben organizzato, dimostratisi intraprendente nel primo tempo e meno vivace nel secondo, quando il Grottaglie ha esercitato una maggiore pressione. Queste le azioni principali della gara. Il primo squillo arriva al quinto minuto. Galeandro, in acrobazia, conclude e manda di poco alto su cross di Appeso. Al 23esimo, traversone in aria di Napolitano dalla sinistra, irrompe Pisano di testa, sbagliando mira. Un minuto dopo, ripartenza del Capurso. Tarantino lancia Schiraldi nello spazio. L'esterno mette palla al centro per Anelli, che deposita in rete. Immediata la reazione del Grottaglie. Il vantaggio barese dura solo 3 minuti. Punizione dal fondo. Napolitano pennella per Camassa, che di testa schiaccia in rete, riportando in equilibrio la gara. Al 31esimo il Capurso sfiora il gol, azione analoga al vantaggio, con Schiraldi che scatta sulla destra, cross in aria sul secondo palo, e Gesuito Alessandro, da ottima posizione, mette alto sopra la traversa. Prima della chiusura del tempo, una punizione per parte. Prima Carbone impegna l'Eleuso in 2 tempi, e poi Anelli che mette sopra la traversa. Secondo tempo con un Grottaglie più deciso, che guadagna campo alla ricerca del sorpasso. 12esimo, palla filtrante in aria per Galeandro, che stoppa, tira, ma l'Eleuso blocca. Al 24esimo arriva la rete della vittoria. Calcio d'angolo di Carbone, incornata di Galeandro e palla in rete per il 2-1. Il Grottaglie controlla la gara, non rischia nulla e in chiusura di partita, De Comite ha la doppia chance di triplicare, ma in entrambi i casi l'Eleuso si oppone negando la gioia del gol all'attaccante grottagliese. Una vittoria fondamentalmente meritata da parte dei ragazzi di Mister Marinelli, che possono ora concentrarsi sulla finale di Coppa Puglia contro il Conversano, in programma giovedì 12 al Vito Curlo di Fasano.